L'Ogwash, L'Ogwash, so Non disci. che darò una speranza a tanti fidanzati adesso. Perché non ho lo sgabello per lo snack, però mi piace far colazione qua, sembo sto tipo al bar. Comunque oggi cornetto con frutti di bosco, ho tantissime cose da fare, sto senza trucco perché mi devo andare a fare l'extension. Quando mi faccio l'extension alle ciglia vado già senza trucco, quindi sono un mostro. Sì, sono contenta perché ieri mi è venuta voglia di cornetto. Come sapete non mi faccio mai mancare nulla, preferisco le colazioni sane fatte da me, però se mi viene una voglia me la faccio sempre sempre passare. E così ho comprato questi cornetti artigianali, proprio buoni, e ne ho comprati due. L'ho lasciati sul tavolo e sono contenta perché quando mi sono svegliata ho visto che ne mancava uno e che quindi lui, se Max se l'era preso e se l'era mangiato. E sono troppo troppo contenta che se l'è mangiato, lo lasciamo apposta. Così speriamo che uno se lo prenda e se lo mangia lui. Sono proprio contenta. Lui deve stamattina andare al lavoro, quindi adesso ci vediamo più tardi. Spesso la mattina non ci vediamo perché se lui si alza presto per andare al lavoro. Giornata top oggi. Sole bellissimo. Quanto è bello quando c'è il sole. Eccomi, extension fatte, vi volevo far vedere, sono sempre senza trucco, quindi sempre schifo faccio, sempre un mostro, a parte l'extension, non ho nulla. E queste sono le extension appena fatte, mi sono fatta anche un'oretta di sonno là perché mi rilasso tantissimo quando me le fanno. E lei sta qua, è con le Aminei, Tiziana Stizzo, lo sapete perché tanti di voi siete andate, vi siete trovate bene, e mi piace tanto perché le mie ciglia sotto continuano a crescere, quindi è un trattamento anche che non va a danneggiare le ciglia e mi piacciono tantissimo, cioè le adoro. Cerbiatto, no, poi piace sta cosa che ha un effetto comunque abbastanza naturale, cioè insomma se non lo dici non si accorgono che comunque sono extension e sembrano molto naturali, quindi mi piacciono tanto tanto tanto. Adesso si torna a casa. Laura, sguattero! Ragazzi, così si trattano i nostri fidanzati, va? Al lavoro, ripara il rubinetto! Ma lui è bravissimo! Mangia, vieni qua, mangia qua così! Ma come mangia? Li sto facendo! Guarda, mi sto bevendo la mia bella tisana! Mangia, arrabbiata! In questa tazza troppo bella che mi ha regalato mia mamma! Mangia, dammi una mano e finisci messo. Uffa, che devo fare? Vieni qua. Ma sto facendo il video. Ah, studio, guarda, fai tutto qua. Sto facendo pure la salsa shabby chic, guarda. Guarda com'è bella questa salsa. Com'è profumata. Mando un bacino a tutti. No, mando pigli la cucchiaia. Ti devi mettere il burro cacao con queste labbra tutte schepolate. Ma vedi che sto lavorando. Non me la fastidio quando la rompono cacchio. Cacchio si può dire cacchio, è come eccesso. Ma l'hai aggiustato finalmente sto rubinetto, Giorgio? Okay. Questo è quello che faccio io ogni giorno per far mangiare la frutta a Max. Le arance spremute del nostro orticello. Ho premuto arance e anche mandarino. Farlo più dolce. Piccolo segreto. Quando fate la premuta d'arancia metteteci qualche mandarino, viene più dolce e dolcificata naturalmente. Oh, che mandarino! Sì, viene più buona, botta di vitamina C, antinfluenza, antifebbre, antiraffreddore. Stai zitto e bevi, Max! Un po' di zucchero. Va bene.
mio amore ha chiesto zucchero, che secondo me non ci metto nell'arancia spremuto, è più naturale. Comunque ti metto un paio di cucchiaini di zucchero integrale di canna. Ho pubblicato il video, già ho fatto tantissime cose, sono già distrutta, perché so che qualcuno, qualche cattivone dirà: sì, per tuo fidanzato sto aggiustando il rubinetto e tu non fai nulla. Non è vero, io già sto stanca perché già ho fatto 3000 cose, vero Max? Già ho fatto 3000 cose io, sono stanchissima. No, perché in questa casa praticamente succede così: solo per fare cose normali se ne va un'ora di tempo. Per fare che cosa? Vi spiego. Per aprire tutte le finestre di tutta la casa, e vi assicuro che ce ne sono tantissime. Sistemare il divano che Max ha lasciato veramente come tipo un porcile dalla sera prima, tutti i cuscini per terra, lanciatelo so che combina. Togliere un poco panni, volanti, aggiustare le cose, mettere a posto le cose, insomma dare sembianze umane. Ecco, si sta accendendo il computer perché ho pubblicato il video, però lo devo pubblicare anche su Facebook, quindi io lo sto facendo da portatile questo. Per fare solo ste stronzate praticamente ci vuole un'ora e non è fatto nulla praticamente, poi dopo inizia la giornata. Però oggi devo fare anche le lavatrici. Devo fare le lavatrici, poi sto cucinando. Sarò una moglie perfetta. È vero? Perché faccio tutto. Ancora? Ma fa che vuoi diventare idraulico? Che stai facendo di brutto? La lasagna. Perché tu sai fare la lasagna? Certo che la so fare, sono una cuoca perfetta. Sono una moglie perfetta, una cuoca perfetta. Non ci siamo sposati, quindi non sei mia moglie. Non devi già stare competenza. Ma come sei cattivo proprio. Ma voi non interessa far mangiare la lasagna, la dovrei solo far odorare. Ma perché non mi vieni a dare una mano? Invece di riprendere. Ma ho finito di faticare. Che hai tutta la mano? Rogvax, so che darò una speranza a tanti fidanzati adesso dicendo sta cosa, perché praticamente Max mi ha chiesto la lasagna e allora quindi io ho fatto questa eccezione, sto facendo la lasagna perché proprio me l'ha chiesta miliardi di volte: voglio la lasagna, voglio la lasagna, non la fai mai, non la fai mai. Vabbè, te la faccio, ti tolgo dalle orecchie, quindi sto facendo proprio la lasagna originale, tradizionale, proprio coi fiocchi. E quindi per tutti i fidanzati che stanno vedendo, che spesso a volte l'incontro anche mi dicono: ah, la mia fidanzata tutto bio, tutto sano, qualche volta vorrei, ogni tanto ragazzi accontentiamoli, come fa? Ma è tutto sto giro di parole, un quarto d'ora per dire accontentiamo. Sì, per dire accontentiamo i fidanzati ogni tanto che voi volete mangiare le cose così e... Vabbè, ma fa la sangue. Bellissima, vero amore? Troppo invitante. Inforniamola, dammi una mano, mettiamola nel forno. Il mio bel forno shabby chic. Ma tu ne hai fatto la grande. Sì, ho fatto la grande. E perché ho detto così la conserviamo anche per domani, se al sole. Ho fatto la grande. Non sei contento? Ho fatto la grande, no. Quando va lì ci siamo proprio qua, mamma. Hai visto che è pesante, 8 kg. Com'è questa lasagna? Buona. Beh, shabby chic. Guarda com'è bella. Bella, bellissima, fumante anche a me. Super lasagna. Abbiamo fatto anche le bruschette. Non ci dovevo mangiare prima le bruschette? Vabbè, le mangiavo dopo. E come sono stata? Buona, eh? Dici la verità, ti piace? È buona. Ma no, ma che è successo? Ciao, ci vediamo dopo.
Questa è la lasagna originale, quella di Paquito, con le polpettine, che vi facemmo anche il video sul nostro secondo canale. È buonissima! Senza sangue ovviamente, solo cioccolata. Faranno la colazione per Maxi che domani va al lavoro. Ho messo qua, ho preso uno di questi plum cake, quella senza olio di palma e senza schifezzine, che vi ho fatto vedere nel video sul secondo canale. Ho preso anche questi qua, gli ho lasciato un plum cake. E poi ho preparato questa bustina dove ho messo due arance e due mandarini per la colazione. E così domani mangio sano. Tutta la cucina, oddio come splende, guardate. È tutta splendida, splendente. Adesso vi faccio una tisanina, madonna, sono sconvolta. Sono stanca stessa. Vi faccio una tisana. Ho messo qua tutte le tisane, perché praticamente questi buchini nel video dell'uomo turro mi sono dimenticata di dirvi sta cosa. Non so cosa metterci qua, voi cosa mi consigliate? Non lo so proprio. E quindi in attesa di trovare qualche stronzatina praticamente per riempire, ho messo un piccolo cestino con tutte le mie tisane preferite di questo periodo. In particolare questa, la malva. La sto facendo qua dentro il bicchierone di vetro, perché ce ne va di più dentro, quindi mi riempio questo qua. Mi piace tantissimo, è brutta. Che c'è? Sì, ho fatto la cucina. Ho fatto la cucina. Si è svegliato. Buonanotte. Questo ha di brutto il bicchiere di vetro rispetto alla tazza. Comunque, panina dentro. Domani Max deve andare al lavoro, quindi si sveglierà molto molto presto. E lui ha detto, oddio, mi cascherà, chissà, facendo così. E lui praticamente avrebbe dovuto fare lui la cucina domani. Si è fatto molto tardi, considerare che sono tipo le 2 di notte. Cioè, niente, praticamente mezzogiorno. E lui ha detto, vabbè, la faccio domani mattina prima di andare al lavoro. Però sinceramente mi dispiace proprio rimanere la cucina. A parte per la cucina, perché è nuova, me la sto tenendo un po' cara cara. Però anche per lui, perché comunque domani mattina si sveglia presto, deve andare al lavoro. Quindi spengo tutto e mi fa piacere di fargli trovare, insomma, una cosa fatta. Questo è il segreto per una convivenza felice, insomma, ragazze. Cercare di collaborare e cercare di aiutarsi e venirsi incontro nella vita di tutti i giorni, che comunque non è facile. Pensate che io adesso vado sopra e mica vado a dormire, mica finisce qua. Computer, mi metto a computer, monto il video per domani e mi sistemo un po' il blog, quindi non finisce qua la mia giornata, ma va bene così, va tutto bene. E poi vado da lui, mando un bacio grande.